a tutti ragazzi, ve lo ricordate il programma Art Attack? Quello con Giovanni e Musciaccia? Era fighissimo, a me piaceva un casino e infatti lo guardavo dalla mattina alla sera. Oggi infatti, questo video, ho deciso di crearlo ispirandomi a quel programma e quindi vi farò vedere un piccolo tutorial su come creare una scritta come questa. Andiamo quindi subito a vedere. Per realizzare questo lavoro abbiamo bisogno di una base, dei tovaglioli di carta, possibilmente bianchi, pellicola trasparente, colla vinilica, pennelli, scotch e forbici robuste, gomma e matita, piatti di plastica, foglie di riviste, pezzi di cartone, un pennarello indelebile, delle tempere liquide e dell'acqua. Prendiamo il nostro pezzo di cartone ed andiamo a disegnare la scritta che vogliamo realizzare. Tagliamo tutto il cartone in eccesso. Mi raccomando, i pezzi di cartone ritagliati non buttateli, possono sempre far comodo per altri lavori. Adesso dividiamo tutte le lettere. Dopodiché andremo a ritagliarne i contorni. Se dovete ritagliare la parte interna di una lettera, basta aprire le forbici e con la punta delle forbici andare a bucare la parte da togliere, stando attenti a non farsi male. Dopodiché, sempre con la punta, andiamo a ritagliare poi tutto intorno quello che dobbiamo togliere. Una volta tagliate tutte le lettere, prendiamo i nostri fogli di giornale e ne arrotoliamo due o tre insieme, formando un salsicciotto. Controlliamo che la larghezza del salsicciotto sia adatta a quella della lettera e andiamo a fermare il salsicciotto con un pezzetto di scotch. Dopodiché lo poggiamo sulla lettera di cartone. E li fissiamo con dello scotch. Tagliamo la parte di giornale in eccesso. E ripetiamo lo stesso procedimento con tutte le lettere. Dopodiché andiamo a sistemarle tutte insieme, utilizzando sempre lo scotch. Le sistemiamo prima a mano e poi le blocchiamo appena abbiamo trovato la posizione che più ci piace. Ora che la nostra scritta è assemblata, prendiamo la nostra base su cui poter lavorare ed iniziamo a tagliare i pezzetti di tovagliolo. Mettiamo la colla vinilica dentro il bicchiere e facciamo mezza dose di colla, mezza dose di acqua.
andateci piano con l'acqua, però controllate piano piano, perché ovviamente cambia in base alla densità della colla. Se viene troppo liquida non vi asciugherà la scritta dopo, quindi fate attenzione. Io in questo caso metto la colla subito perché l'avevo già diluita in precedenza. Iniziamo spennellando la colla sopra la scritta e ci poggiamo poi sopra un pezzettino di tovagliolo. Ribagniamo nuovamente il pennello e tamponiamo sopra il tovagliolo in modo da farlo bagnare e fargli prendere la forma della scritta. In base al tipo di carta che utilizzate, sarà necessario fare due o tre strati di carta, perché altrimenti se ne usate uno solo e la carta è fine, farà l'effetto trasparenza e quindi si vedrà una volta finito tutto quello che c'era sotto. Questa è la scritta finita, adesso la dobbiamo mettere ad asciugare. Prendiamo un pezzo di pellicola e ci mettiamo sopra la scritta, in modo da facilitarci il lavoro dopo per quando la dovremo staccare. Mi raccomando, appena avete finito questo lavoro, lavate subito il pennello, perché altrimenti se la colla si asciuga non potrete più usarlo e dovrete buttarlo via. La colla che vi è avanzata non buttatela, mettetela da parte perché così la potrete riutilizzare per altri lavori. Questa è la scritta finita. Adesso andiamo ad aggiungere dettagli. Prendiamo il nostro pennarello indelebile e diamo a grandi linee le forme e gli elementi che vogliamo aggiungere. State tranquilli se non vi viene parecchio definito perché tanto ci dovremo ripassare dopo. Questo serve come base per poi poter colorare. Una volta aggiunti tutti i dettagli, mettiamo le tempere nel nostro piattino di plastica ed andiamo col pennello a colorare la scritta seguendo le linee che abbiamo tracciato col pennarello indelebile. Anche qui, in base al tipo di tempera che avete, se non è molto buona e quindi colora poco, dovrete aspettare che asciughi e ridare una nuova passata di colore in modo da rendere il colore più vivido. Una volta colorata tutta la scritta, lasciatela asciugare e dopodiché ripassate con il pennarello indelebile in modo da rendere tutti gli elementi più visibili. Spero che il video vi sia piaciuto e che il tutorial sia stato abbastanza chiaro. Ovviamente più tempo dedicherete alla realizzazione di questo lavoro e migliore sarà il risultato. Con lo stesso metodo si possono creare altre scritte. Questa è una che avevo fatto tempo fa. Ma non solo scritte si creano, seguendo gli stessi passi che vi ho fatto vedere nel video, si possono creare anche cose come questa, vedete? Quindi insomma quello sta a voi, voi decidete che cosa fare e basta poi, vedete, tagliare il cartone e fare tutto quello che avete visto nel video. Io adesso passo coi saluti che faccio ogni venerdì e vi ricordo che potete inviarmi tutti i vostri lavori, come anche questo Art Attack se lo fate, ad amicokevin91@gmail.com e io li ripubblicherò nella mia pagina di Facebook. E per i saluti potete richiedermeli o per messaggio privato o qui sotto al video. E il video del venerdì dopo vi saluterò. Adesso passo a salutare Vincenzo Varchetta, Anna Frati, Fabiana Monopoli, Sabi Crystal, Bruna Filippone 74, Green Arrow, il Pierlo TP, Super N Mass, Annette Pink e Manga Darkless. Detto questo, vi saluto e ci vediamo col prossimo video. Ciao!